modifica poteva stabilire sia chi era il presidente di gara, meglio la politica su quanto riguardava gli appalti. Questo parlo nell'ultimo periodo. Ascolti, Rigati, ora ci dobbiamo concentrare sul primo punto del discorso, e cioè il sostegno, l'aiuto che voi davate a questo partito e a questi personaggi politici per le elezioni. In che modo voi gli davate questo appoggio politico a queste persone? Come facevate per fargli avere questi voti? Non dia per scontato nulla, racconti con dettaglio qual era il sistema che voi seguivate per fare ottenere questi voti. Il sistema sembra abbastanza difficile, sembra che non si, però è abbastanza facile per come lo vedevamo noi e per come lo vedo io. E veniva Angelo Di Bella, diceva che c'era una votazione regionale, per esempio comunale, dovevamo appoggiare Maurizio Rigati per quanto riguardava l'MPA, e noi portavamo i voti a Maurizio Rigati, andavamo nel paese che gli interessava, contattavamo gli uomini d'onore si impegnavano per quanto riguardava il paese comunale, e così facevamo a livello provinciale, contattavamo tutti gli uomini d'onore e anche nonni, perché secondo me mica uno è mafioso e conosce solo uomini mafiosi, conosce anche nonni non mafiosi, e gli dicevamo che dovevamo votare questo candidato che ci interessava, perché potevamo ottenere quello che ci interessava a noi, qualche favore a livello familiare, ma finalmente ci interessavamo maggiormente gli imprenditori che erano vicini a noi, perché a loro gli interessava vincere le gare d'appalto, e loro si impegnavano con altre persone. Era una catena che andava avanti, e si andava avanti con moltissimi voti. Bene, quindi io comprendo che intanto vi rivolgevate anche a personaggi non appartenenti alla mafia. Per quanto riguarda i personaggi appartenenti alla mafia, voi davate l'indicazione, si deve votare per questo candidato, e loro andavano a votare. Per quanto riguarda gli imprenditori, prospettavate il vantaggio, ci sarà un vantaggio anche per voi, e loro andavano a votare. Voi agli imprenditori spiegavate nel dettaglio qual era il vantaggio che ne avrebbero avuto, o vi tenevate sulle generali? No, se era un imprenditore abbastanza vicino a noi, tipo come l'avevo io, tipo Mortellaro oppure come Campione, e entravamo di più nella discussione, si spiegava, non dico, anche loro ci spiegavano i meccanismi come si poteva fare sia come progetto a livello regionale che provinciale, anche perché mica io avevo tutta questa cultura di come si prendevano gli appalti, mi c'ero sempre interessato, però la cultura vera e propria dentro il meccanismo non lo sapevo, e tramite imprenditori vicino a noi ho saputo come si potevano gestire abbastanza, e a loro interessavano, poi loro avevano altri imprenditori in cui facevano le gare insieme e favorivano noi, insomma era una catena ed è una catena, almeno per quello che sapevo io, che andava avanti ed era abbastanza grossa. Mi dica una cosa, quando lei si rivolgeva a un imprenditore vicino, gli diceva: devi votare per questo candidato, perché subito dopo l'elezione otterrai questo lavoro in particolare, o era in un discorso di carattere generale? No, subito dopo le votazioni no, però c'era anche l'impresa tipo i Mortellaro, che avevano dei progetti messi in regione, accantonati in regione, in quanto non c'erano finanziamenti o c'era qualche politico che non si interessava, o anche lo stesso Campione che non aveva agganci, però avevano dei progetti presentati alla regione in cui non c'era nessuno che si interessava, e loro dice: noi abbiamo questo obiettivo, questi progetti da portare avanti, e a noi interessano questi. Io stabilivo che se interessavano come interessavano loro, interessavano a me, anche perché io ci guadagnavo sempre con loro, e mi interessavo, però loro si impegnavano sia a portare voti per quanto riguardava le elezioni che interessavano in quel periodo.
A parte gli imprenditori e le persone loro vicine a cui prospettavate questo vantaggio in cambio del voto, e per ottenere il voto di persone di tipo diverso o persone che non avevano interessi economici nei lavori, quali argomenti usavate per indurli a votare? La cosa maggiore era la cosa più favorevole, diciamo, era che noi gli promettevamo un lavoro in quanto c'erano le varie imprese e li potevamo fare lavorare in quanto c'erano, infatti fin quando ci sono stato io ho fatto lavorare un sacco di gente, anche se non conoscevo né chi era né chi non era, però se mandava a dire mi interessano questi voti mi votavano. In più, tipo nelle mie zone specifiche, durante la malattanza che ero nella zona di Favara, c'erano persone che quando ci dava un po' di soldi e per famiglie povere ma abbastanza numerosi e loro si mettevano in moto per cercare voti. Bene, ora mi faccia capire questa questione dei soldi alle famiglie o alle persone, diciamo, più bisognose. Promettevate una somma di denaro ben precisa, come, se può dettagliare, essere un po' più concreto sul punto? Che sono preparate? Io il gioco era che loro, io promettevo loro 40 euro a voto e loro si accontentavano e mi portavano i voti fino all'ultimo, diciamo, non dico nel 2006 che non mi sono interessato, ma prima del 2006 c'era gente che mi mandava le fotografie col telefonino, anche se io non usavo, però mi facevano vedere chi votavano e chi non votavano e gli davo i soldi. Ah, ecco, mi spieghi questo discorso. Voi promettevate questi 40 euro a voto, come potevate avere la garanzia che le persone avrebbero effettivamente votato secondo le vostre indicazioni? A parte che i voti a livello nei comuni dove votavano spuntano sempre, sia nelle zone, sono sempre contati, dottore. Si sanno chi va a votare per quello che gli dico io oppure no. E poi c'erano persone, come ho detto poco fa, chi non avevamo abbastanza fiducia, gli imponevamo che col telefonino entrava nell'urna elettorale e gli faceva la fotografia dove faceva il segnale di dove votare e loro lo facevano. Benissimo. Sempre una cosa: soldi, favori come lavori, appalti e quant'altro. Avete mai fatto ricorso a minacce e intimidazione per indurre qualcuno a votare? Fin quando ci sono stato io, minacce, si poteva alzare un po' la voce, però non minacce vere e proprie. Ecco, lei ricorda qualche episodio in cui ha dovuto alzare la voce, tra virgolette, per indurre qualcuno a votare? No, mi ricordo che nell'ultima elezione che mi sono interessato ma non direttamente con chi andavo a votare, io perché in quel periodo ero latitante e non potevo incontrare tutti, però chi mi veniva a riferire lo imponevo che lui doveva imporre a dove andava per i voti, che gli doveva dare i voti. O con i soldi o senza promesse, in poche parole. E il voto ce lo dava. Ma ecco, le risulta che qualche volta si sia fatto ricorso a queste minacce, a questi metodi, tra virgolette, forti per ottenere il voto? Fin quando ci sono stato io, nelle mie zone, poche volte, dottore, ma si è fatto, qualche volta si è fatto. La puoi indicare chi è stata la persona che gli ha dato questa indicazione, che gli ha riferito? Sì, è stato necessario fare questo ricorso alle maniere forti. Ma nell'ultima votazione che ci sono stati, anche se non mi sono interessato per tanto, nel 2006, ho imposto tramite Pasquale Alaimo, uomo d'onore di Favara, a delle famiglie che a lui non gli volevano cedere il voto, gli ho detto di andarci con forza, che poi si vedeva. E lui ci è andato col po', però specifico la famiglia non glielo so dire, dottore. Si ricorda che è stato comunque con Pasquale Alaimo questo discorso? Sì, sì, sì. Altre occasioni ne ricorda?
in questo momento no, dottore. Qualcun altro, per esempio il Di Bella, il Rocca, le ha detto di aver fatto ricorso a minacce e intimidazioni per ottenere il voto? No, non ne ho parlato, specialmente con la Rocca, no, non ne ho parlato. Senta, ma questo denaro che voi spendevate per far votare le persone più bisognose, a voi chi lo dava? A noi ce lo dava il candidato comunale in quel momento, che come poteva interessare, oppure l'ultima elezione del 2006 a me mi ha portato soldi l'Angelo Di Bella per quanto riguardava le elezioni, se non ricordo male, dovevano essere regionali, se non vado errato, e dallo giudice Calogero. Ora da dove arrivavo non glielo so dire, dottore. Ma i soldi sono trovati dallo giudice Calogero. Lei ritiene o lo sa che venivano dallo giudice Calogero? Questo me l'ha detto Angelo Di Bella, ne ho parlato con Angelo Di Bella e me l'ha detto. Angelo Di Bella le ha detto che quel denaro veniva dallo giudice Calogero? Sì, perché erano, se c'era da pagare qua un po' di voti, i soldi erano a disposizione. Infatti ho preso circa 25.000 euro per quanto riguardava i soldi, per quanto riguardava i voti, ma ne ho pagati pochissimi, il resto dei soldi me li sono tenuti io. E della cifra che mi ha dato Di Bella ho speso circa 5.000 euro, dottore. E Di Bella che cifra le ha dato? 25.000 euro. E questi soldi Di Bella l'hai specificato da chi li ha avuti? E mi disse che erano arrivati a lui, gliel'aveva dati il giudice Calogero. Quindi di quale periodo parliamo, in quale anno parliamo in questo caso per questi 25.000 euro? Nel periodo del 2006, verso marzo del 2006. Le ultime elezioni che ci sono state, dottore. A meno di quando io ero ancora giù in Sicilia. A parte lo giudice Calogero, lei sa se altri uomini politici dello stesso partito, parlo dell'MPA, hanno dato denaro alla vostra organizzazione per avere i voti? No, questo non glielo so dire, però so che nel 2006 si interessò moltissimo Falzone Giuseppe, allora capo della provincia di Agrigento di Cosa Nostra. Si interessò in che senso? Si interessò per come mi stavo interessando io per accumulare voti all'MPA per quanto riguardava lo giudice Calogero, ma il partito era l'MPA. Ma io le chiedo un'altra cosa, invece le ho chiesto, se cioè a parte lo giudice Calogero, uomini politici hanno dato denaro a voi per ottenere il voto, parlo di uomini politici del partito che voi in quel periodo stavate sostenendo. No, per quanto mi riguarda direttamente no, dottore. Sa se in altre province, parlo di province di Palermo, di Trapani, di Catania, di Caltanissetta, questo sia avvenuto, cioè uomini politici che davano il denaro per ottenere i voti? No, questo non glielo so dire, non ne avete mai parlato. No, ripeto, in quel periodo io già non ero più rappresentante della provincia e non mi interessavo più per certe cose, dottore. L'unico caso quindi che sa ricordare di denaro che è arrivato è quello del marzo 2006 dei 25.000 euro che le ha dato Angelo Di Bella? Sì, sì, sì. E lei ha detto che di questo denaro, di questa somma, ne ha speso soltanto 5.000? Sì, 5.000 euro per quanto riguardava i voti che gli ho accumulati io. Perché ripeto, io nel 2006 non mi sono interessato per quanto riguardava le elezioni, anche perché avevo già deciso che mi stavo già parlando in famiglia per potermi consegnare alle forze dell'ordine.
Senta, ma la somma di 40 euro che lei ha indicato è stata sempre la somma massima che voi davate o avete dato anche somme più alte alle persone bisognose per votare? No, per quanto mi riguarda a me ho dato questa cifra, altre persone non lo so. Io parlo per me, dottore. In particolare le chiedo, a Favara, le risulta se sono state date somme più alte, promesse e poi date somme più alte per ottenere il voto? Per quando ne so io, nel periodo sempre che ce l'ho io, no, dottore. Le pongo questa domanda e questo, diciamo, glielo contesto formalmente perché lei sembra aver reso sul punto una dichiarazione contrastante. Lei interrogato il 18 febbraio del 2011 dai colleghi della direzione distrettuale di Catania, sul punto ha dichiarato questo. Parlo di pagina 34 del verbale di prescrizione integrale. A Favara ci andava Pasquale Alaino, uomo d'onore che gestiva Favara, ci andava lui, gli portava, per esempio, erano 5 in famiglia, 100 euro a testa e sono 500 euro. Quello andava là e li garantivano fino a che gli facevano la fotografia col telefonino per come votavano e gli garantivano il voto. Quindi sembrerebbe che in quell'occasione lei ha detto che almeno a Favara la somma promessa era di 100 euro a testa piuttosto che di 40. Si ricorda questo particolare? Adesso che me l'ha fatto ricordare, sì, dottore, mi era sfuggito di mente, dottore. Va bene. Sì, adesso che appunto ho stimolato questo ricordo, si ricorda se anche lei ha dato somme più alte di 40 euro o qualcun altro ha dato somme più alte di 40 euro? Non si sente, dottore. Allora, ripeto, adesso che questo ricordo è stato stimolato da questa lettura che le ho fatto, si ricorda se anche lei o qualcun altro, oltre a Pasquale Alaimo, avete dato somme maggiori di 40 euro per il voto? No, non me lo ricordo, dottore. Va bene. Io, Presidente, avrei finito per adesso. Nessuna domanda. Va bene, allora possiamo...